Adesso a parte le cazzate. Ciao Aglio, come state? Spero che state tutti quanti bene e buonasera a tutti quanti quelli che si sono appena collegati. Questo format funziona grazie all'ausilio di un bot che si chiama Nightbot. Prenderà soltanto una canzone a testa di voi e soprattutto solamente per i sub del canale. Non mi interessa come farete, non mi interessa come potete farlo, vi ricordo soltanto che la sub è gratuita nel momento in cui avete Amazon Prime oppure costa soltanto 4 o 5 euro adesso dal computer, e ogni volta che facciamo potete tranquillamente mandare le vostre richieste di canzoni. Per inviare la vostra richiesta al bot si usa il punto esclamativo song request e il nome della canzone oppure il link. Questo format è fatto per farvi conoscere musica nuova, trovare nuovi talenti per la nuova etichetta che sta nascendo con Arcade Boys e un grande team di lavoro di cui non vi posso ancora spoilerare nulla. A fine ogni canzone metterò il nome della canzone con la votazione, quindi potrete votare se vi piace o non vi piace un pezzo di quello che state ascoltando. E niente, io direi che possiamo cominciare. Vai! Il primo pezzo che andiamo ad ascoltare oggi è di Omar Trabelsi. La canzone è Niente, featuring ATP OG Tebra. Ah, ma no, quanta gente c'è, raga? Baby, cos'è? Te lo chiedo sempre, non mi rispondi mai. No cap, Giovanni Mabe, grazie mamma. Ma chi è? Ma cos'è quella roba che ho sentito sotto, scusate? Cos'è? Non è mixata sta roba? Non mi dire niente, 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 niente. Si datti una mossa, yeah. Non ce la faccio più. Ma neanche io, cioè. È cominciata da 2 minuti e non ce la faccio più anch'io. Fare capriccio, il cuore spezzato. Dammi le droghe che ho preso, provato. Sto in giro armato. Non le vedo. Io devo. Energia. Energia! Dall'ansia che avevo. Amore! Anche! Mica lei non mi crederà. Lei non mi crederà. Se tu lei mi odierà. Non so più neanche se mi richiamerà. E se lo farà, mi farà del male. Non pensarci. Sai che siamo rari come dei diamanti. Allora, al di là del fatto che è una canzone veramente pessima, c'è da dire che i ragazzi almeno non hanno fatto la rappata, quindi non hanno rappato, hanno cercato di entrare in questo stile un po' più musicale, un po' più cantato, che a me non dispiace. La cosa che mi dispiace in realtà è, vabbè, a parte il mix che sappiamo è probabilmente autoprodotta, la cosa che mi dispiace a me è il testo, raga. Non c'è un'innovazione, mi hai detto sempre le solite robe, amore, si serve. Che c'ha un po' rotto la wallera, diciamo. Sarebbe figo sentire qualcosa di diverso, ok? Qualcosa di diverso, qualcosa di più innovativo, magari che non ci abbia rotto la minchia. Io capisco che magari voi vivete quello e allora volete parlare di quello. Ma cazzo, che vita vuota avete però, eh? Ci voglio bene a tutti quanti. Comunque, raga, vediamo le votazioni quali sono. I risultati delle votazioni sono 146 voti no, 8 voti sì. Io però do un sì di incoraggiamento, perché secondo me se cambiano le tematiche possono anche trovare la loro strada, che può essere interessante. Il prossimo pezzo è di Il Noisy, Perdenti Perdenti, ragazzi. Ho una fottuta paura di trovare la sigla del canale. Oh, occhio! Produzione Cina? Quando tengo l'accidente, faccio cose ma non lo diresti. Bastardo il cazzo, no però. No, oh, però il ritornello è figo, fermi. Non è che il tipo è bravo a cantare. Cambio amore, notte in zone, esco per vedere casse storte, trovo zone morte mai risorte. Occhio al ritornello, raga. Ah, bella la metrica, no, ti penserò. Mi piace molto la metrica. Cazzo, peccato per la rappata. Dovresti proprio... Quando qualcuno ti consiglia di fare un pezzo rappato, tu devi sfancularlo. Ah, ma perché non lo fai rappato qui? No.
non voglio farlo rappato, così devi dire. Allora, abbiamo 96 votazioni su sì, 65 no. Raga, che cosa vi posso dire? Secondo me il tizio è un no pieno, ma sapete perché? Non perché non sia interessante, semplicemente perché per un sì avrei voluto saltare dalla sedia e dire: cazzo, mi hai stupito con questo rappata, e invece mi hai stupito in male. Ok, andiamo avanti. Il prossimo pezzo è Jésus Fou di Mitch. Quindi se in francese non ne capirò una minchia. Quando mi guardi paro se c'è Jean Sui Fu, in qua tutto meno senso se non ci sei tu. E perché tra bravo questo. E c'è il successo che mi odia e chiude tutte le porte. Oh, wow, 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 fermi. Giro per strada ti sputo addosso. Mi ho regalata 104 rose per ogni volta che mi hanno spezzato il cuore. Mamma mia, questa era brutta, brutta. Dai, è proprio forte tecnicamente. Portami tra le onde del mare. Scusa, è stata una svista, no? Non credo di aver visto male. Pensavo iniziasse. Non è mai cominciata questa canzone. Ho detto adesso apre, adesso spacca tutto. Non ha aperto, vabbè. Non male la pischella, eh. Vediamo quanto. 133 voti sì, 18 no. Io ti do un sì perché tecnicamente sembri molto forte. Bella voce, bel timbro, non è scontato. Anzi, sai che faccio? Ti do no perché mi aspettavo aprisse la canzone e soprattutto il testo non mi ha convinto. Però sono convinto che se mi fai sentire qualcos'altro più sulle mie corde può piacere. Questo non vuol dire che non possa piacere, questo è forte forte in culo, raga. Andiamo avanti. Rari di Tropeno. Aia, questo me la sento che fa schifo, Tropeno. Guarda. Sai, sotto sforzo, cavalli van doppio, fantasmi nel blocco, solo di nascosto. Tiro forte in strada come un rari rari. I ragazzi fuori. Bravo. Straordinari rari. Vole mi chiama, io non posso fare tardi. È fuori tempo! Dai, cioè, dovevo anche andare avanti ad ascoltare. Porca merda, ma non ti ha detto nessuno che eri fuori tempo? La trema, quindi la rispetto. Andare sempre più in alto buttando quel letto. Casa con vista, possibilmente villa. No, non ce la faccio a sentirlo fuori tempo, però. La mia lei mi chiama, io non posso fare tardi. Allora abbiamo 167 no con 13 sì. Raga, posso dire la mia? Il tipo sembra forte, ma sembra forte, il timbro ce l'ha. Mi piace un sacco sta roba del ritornello. È ridondante, è figa, ritornello hit. Timbro della Madonna. Testo anche in mezzo carino. Ma minchia, ma chi ti ha mixato il pezzo? Cioè, chi te l'ha prodotto il pezzo? Come hanno fatto a vedere che non era fuori tempo? Chi ti ha tirato male le linee? Cioè, potevi spaccare un botto. Potevi essere il vincitore dell'X-Faddon di questa sera. E invece, mi dispiace, non sei passato. Alla prossima. Nix Alba, Freddy. Speriamo che questo almeno vada a tempo. No, questo è un troll, dai. Sono in mezzo alla galassia. Vabbè, lo amo. Come fossi un astronauta. Verso pare buio. Oh. Ritornello bello, ritornello molto bello. Secondo me con qualche aggiustata sul testo può diventare una mezza hit questa. Bello l'harmonize sulla voce. Uno storytelling nel pop. Produzione definitiva. Bello. Belle idee musicali. C'ha un basso che fa paura, lo amo. Allora, personalmente trovo... Allora, vediamo prima di tutto quanto avete votato. 118 sì e 71 no. Siamo bassi oggi con i voti, raga. Potete votare tutti, è gratuito votare. Anche chi non è iscritto può votare. Devo dire però che purtroppo non posso dare sì perché il testo manca. Ci sono alcune cose che avrei preferito in altre maniere. Ripeto, questo è un parere personale, eh. Sono convinto che un ragazzo forte... Questo potrebbe, cioè un produttore forte e in mano questo prodotto potrebbe fare delle belle cose. Lui ha un bel timbro. La produzione non so chi l'ha fatta, ma raga, tanta roba.